siamo qua a manifestare per una giornata di sciopero per chiedere l'incontro col presidente della regione, dove la FIALS e tutti i contrattisti dell'ASPI, circa 700 contrattisti, abbiamo indetto una giornata di sciopero per portare oggi tutti i documenti al Presidente della Regione, con la quale dimostreremo contabilmente che la somma è realmente certificata e che i fondi ci sono. La richiesta di finanziamento fatta dall'amministrazione, dalla direzione aziendale, non fa altro che ostacolare la stabilizzazione. Questi colleghi, contrattisti dell'ASP, sono gli ultimi in Sicilia ad attendere la richiesta di stabilizzazione. Per cui oggi, con tutti i documenti portati relativo all'anno 2016, dove la direzione aziendale chiedeva all'assessore all'epoca Cucciardi la creazione di un ruolo in sovrannumero, l'assessorato creò la legge e i presupposti, e oggi invece l'azienda, una volta che abbiamo la legge Madia, ritira il progetto e chiede ulteriori finanziamenti, ma purtroppo questo non si può fare perché ormai la legge blinda i fondi al 31/12 del 2015. Quindi chiediamo l'intervento della Presidenza.